I was walking down the street the other day, trying to distract myself. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente! Noterete che sono in una location diversa perché mi sono trasferita! Mamma mia, mi fa stranissimo registrare dopo tanto tempo, più di un mese che non registro a tu per tu con la videocamera. E perdonatemi anche la luce perché sto sfruttando la piena luce di casa, quindi non ho softbox, non ho niente. E questo angolino è un angolino della casa nuova. Per chi non mi segue su Instagram, fatelo! Perché appunto lì aggiorno molto di più rispetto a YouTube, però mi ha seguito sa che mi sono trasferita, ha seguito anche le varie vicende, le varie sfighe che ci sono state, ad esempio l'allagamento della casa nuova, problemi con internet che ho tuttora, infatti devo anche cambiare operatore perché è un casino, ve ne parlerò magari in un mi preparo con voi che farò prossimamente se vi può piacere l'idea. E se vi può piacere l'idea sicuramente vi piacerà l'home tour. Sto finendo le ultime cose, ci vorrà un po' di tempo, però appena finisco giuro, se questo video arriverà a un po' di mi piace, quindi fate i like per sapere appunto se girarlo o meno, ecco. Quindi se vi può piacere l'idea fatemi un bel pollice in su per vedere l'on tour. E niente, cosa sono a fare oggi qui con voi? Non ho neanche il microfono, ho detto ma sì, ma sai che c'è? Registriamo così, proprio scialla in sala, tranquilli, tra me e voi, finalmente dopo tanto tempo. Sono qui per farvi vedere gli acquisti e non, quindi anche i capi che mi hanno inviato, cose che ho ricevuto di vestiti, fashion. Siccome sarà un video molto molto lungo, mettetevi comodi, prendetevi una tazza di un caffè americano buonissimo, un tè, un popcorn, perché ragazzi la dieta mi raccomando. Ho veramente una montagna di cose, hashtag cose di cose, montagne di cose. Questa è una maglietta da un brand di nome Aliens, ve la menziono perché a parte lasciate stare che è super stropicciata perché l'ho lavata, l'ho stesa e l'ho messa a stirare, quindi l'ho ritirata dal cesto dei panni da stirare. Mi piace un sacco perché è una maglietta semplice che io ho annodato, come vedete, perché mi piace tanto fare i nodi alle magliette quando sono lunghe per far sì che si intraveda un po' di pancia, soprattutto con i jeans a vita alta. Questo brand lo trovate su Instagram, sono stati gentilissimi a mandarmi sia questa maglietta che questo cappellino. Mi hanno anche detto che mi arriveranno altre cosine perché piano piano faranno uscire dei nuovi prodotti. Fichissimo, non ho avuto ancora il piacere di uscirci e utilizzarlo. Poi per i Mix Face Awards ho comprato un completo e ho comprato una donna. Ciao Riccardo. Prendiamo, andiamo da Taliwell e vediamo che cosa ci propone. E infatti ho trovato questo completo molto molto bello. La foto la potete vedere sia su Instagram che su una nuova app che mancavo solo io in questa app. L'app si chiama infatti 21 Buttons e lì carico un sacco di foto inerenti agli outfit e agli accessori, perché in tantissime veramente mi continuate a chiedere: Gloria, dove hai preso questo? Gloria, dove hai comprato questo? Dov'è la borsa? Dove la compro? Se voi vi iscrivete all'app, la cosa figa è che una volta iscritti seguite le persone che vi va di seguire, tipo la sottoscritta e appunto Gloria Fair, mi chiamo come in tutti gli altri social. Cliccando appunto sulla foto delle persone che seguite vi usciranno dei pallini e cliccando su quei pallini ci saranno i vari link che vi porteranno proprio sul sito per l'acquisto del capo o dell'accessorio selezionato. Veramente figo perché tante volte anche io vedo le foto delle blogger o delle altre persone insomma che seguo e dico cavolo, ma dov'è che le comprano queste cose? E se sono iscritta a 21 Buttons è molto comodo perché un click e vedete veramente tutto, cioè tutti i link possibili immaginabili di tutti i capi. Quindi iscrivetevi, fatemi sapere se mi seguite con un cuoricino qua sotto, lasciatemi un commento se mi avete seguito su quell'applicazione, potete trovare i miei look con i link. Non stringe, cioè sta bella aderente ma non stringe, non dà fastidio, veramente molto molto figa dietro fatta così. E poi ho preso il pantalone che ahimè si è scucito, quindi lo devo far riprendere dalla mamma di Andrea. Evidentemente devo aver fatto un movimento strano qua a goscia mentre ballavo la serata perché ero un po' brilla. Questo è il pantalone a vita alta, bellissimo, super elegante, con due spacchi che partono dalla parte superiore della coscia, come vedete, fino alla fine. Infatti sono molto lunghi, cadono leggermente a zampa, sono tipo pantapalazzo con l'apertura davanti. Ho dovuto fare pausa perché c'era troppa luce, dicevo, quindi li ho indossati con queste scarpe di Julian X, bellissime, tutte swirl, comodissime tra l'altro, che ha anche caso, infatti gliele ho scopiazzate praticamente. Passando a un altro sito che si chiama Rose Gall, ho preso queste, che voi me le insulterete tantissimo, ma io le adoro, sono praticamente delle ciabattine, potete utilizzarle anche per uscire, perché in California, ragazzi, vanno in giro con queste. Sì, ci vanno in giro, e ci vado in giro anch'io e me ne strafrego, proprio, mi piacciono tantissimo, poi con i jeans anche spaccati, ci stanno da Dio, veramente molto molto belle, poco comode perché si piegano veramente, cioè ci vuole tipo, però è suicidata, una ciabatta.
Poi c'è questo pantalone che arriva da Shein, invece, che io adoro questo sito, sapete che ci collaboro ormai da una vita. Questo è stato un pantalone che mi hanno praticamente invidiato tutte le persone che me lo vedevano addosso, perché dicevano: oddio, ma dove l'hai preso? Ma che figo, ma va che vita che ti fa, ma va che culo. Questo l'ho usato sia ad Amsterdam sia per fare le foto, mi sono fatta fare degli scatti da Andrea che vedete sempre anche qui su 21 Buttons, e sia per la serata che ho fatto con Antonio, Giada e l'altra mia amica Giada, come siamo andate a ballare in latino. E sono super comodi perché nonostante siano stretti, come vedete, invece no, riuscite ad entrarci. Io ho una 42-44 e sono alta 1,72 più o meno. E poi la particolarità è che hanno questi intrecci sui fianchi che fanno una cosa sexissima addosso, pazzesca, con la zip sul culo. Infatti a volte si slaccia, devo trovare ogni volta il modo per non farla scendere da sola. E da Shein poi, scusatemi, sono un po' così perché alcune cose le ho già indossate. Questa è una magliettina che pensavo, speravo mi stesse bene, purtroppo mi escono le zinne da davanti e se la mettete senza reggiseno vi si vedono proprio tutte le tette, cioè il capezzo dovrebbe stare qua, invece no, a me sta sotto, perché sono talmente gonfie e grosse che mi va giù, vabbè, cose porno. E sul sito c'era questa maglietta con questo pantalone, ho detto: oh no, lo devo avere! Poi c'è questa, che come vedete è un'altra cosa con i fiori, è tipo un camoscio, scamosciato, come si dice camoscio? Il camoscio d'oro, è un brie. Beh, però l'effetto è come il brie, la parte esterna del brie quando la tocchi ed è tipo vellutata. Comunque, effetto brie, con questi inserti in rosa e poi appunto in rosa. Ciao. Come vedete il seno è molto molto largo e grosso, adesso non starò qui a farvi tipo una specie di video porno, però una ragazza mi ha chiesto come facevo a indossare questo tipo di magliette avendo il seno grosso, se mi andavano di lato mi usciva. Questa maglietta è molto bella perché avendo i lacci sopra e sotto potete stringerla se avete le tettone e vi stanno lì ferme, cioè è una cosa bellissima. Non sapete da quanto la desideravo, la classica giacca del ragazzo, no? La classica tipo i boyfriend jeans, c'è anche la boyfriend jeans. Hello darkness, my old friend. Jacket. Questa è bella perché è tutta rotta, anche questa me l'avete vista ad Amsterdam, nel blog di Amsterdam, sulle foto che ho messo anche su Instagram, e la vedrete anche sull'applicazione ovviamente. È molto molto bella, veste veramente bene, non fa enormi, tante giacche grandi tendono a ingrossare anche la figura, invece questa cade proprio liscia e cioè nel senso è larga però sta bene, è proprio carina. Sempre su Shein, stando con le rose, io sto con le rose, ho preso questa felpa che è molto molto bella, ma l'ho presa pensando all'inverno perché l'ho vista, la volevo a tutti i costi. È tipo una felpa vestito, dovrebbe essere, quindi non posso metterla senza niente sotto, però è molto molto bella, morbida, non so se è felpata perché non l'ho indossata, sì, è anche felpata. Poi qui invece c'è un altro coso delle rose che l'ho messo all'evento di quando ero nella vetrina, di quando ho fatto l'evento da NYX, perché appunto sono finita in vetrina. Ai, tutti i NYX del mondo, ci sono rimasta di merda quando mi sono vista in vetrina. È veramente una cosa pazzesca e bellissima per me sapere che la mia faccia è in tutta, cioè in tutto il globo, in tutti i NYX del mondo. Stavo per dire d'Italia perché ancora non riesco a concepire il fatto che sono in tutto il mondo. Tanti di voi mi avete mandato delle foto di me in giro per il mondo, è stato bellissimo. E questa l'ho indossata per l'evento, è molto bella perché è trasparente, fa molto caldo tenerla addosso perché è un tessuto un po' particolare, tipo retato, poi ci sono tutte queste applicazioni che pungono un pochino. Però dai, non è neanche tanto scomoda, la particolarità è che ha queste maniche a campana bellissime che fanno un effetto un po' sinuoso, un po' sirena. Passiamo all'altro sito che è Rose Gall. Questo è un tubo di cose, qua dentro c'è il mondo. Questa l'ho vista alla Roby, RVA, Roberta Montini Albini. E questa ancora non l'ho aperta in realtà e mi spaccherò le unghie ad aprirla, però è praticamente una cartina da grattare in posti in cui siete stati, cioè nel senso voi andate in America, grattate la parte dell'America e diventa tutta grattata. Poi ho ordinato un sacco di costumi, quindi vi faccio vedere velocemente i costumi, ovviamente non indossati questi perché io non mi sento a mio agio a farvi vedere i costumi su YouTube, poi magari in futuro riuscirò a combattere questa vergogna. Però questo è il primo, mi sta abbastanza bene se non fosse per questi elastici che mi stringono e faccio effetto salsicciotto. Tanta ragazzi, appena sbuca fuori ve la faccio vedere. Poi c'è questo che ho indossato alla Quick Sale Challenge, che non so se avete visto il video, se nel caso non l'avete visto andatelo a guardare,
molto bello anche questo, abbastanza sexy nonostante sia un costume intero slacciato, ma c'è tutta l'intreccio dell'elastico. Poi c'è quest'altro che io non so se definire costume, l'ho visto anche alla Ferragni, della serie ancora hashtag Ferragni che ti copia, ovviamente scherzo. Questa è una mutandona nera, vita alta, con attaccati questi due cosi. Mi pare che fosse di Calzedonia, non mi ricordo chi è che l'ha fatto, che gliel'ha mandato alla Ferragni, che l'avevo visto, ovviamente il suo sicuramente sarà molto più bello, fatto meglio, perché questo, anche qui, stessa roba dei capezzoli. I capezzoli finiscono in parti dove non devono finire, quindi vi si vede praticamente tutto. Mi dispiace un sacco non poterlo utilizzare... Però è figo. Poi ho ordinato anche questo, che è un reggiseno in realtà. Aspettate che... Grazie a lei. Molto bello perché è tutto di pizzo con queste X davanti. Non so, anche qui di elastici che vi fanno delle X davanti e ai lati. Molto bello, devo dire che questo mi sta abbastanza bene. Sostiene abbastanza anche nonostante sia in pizzo. E poi questo ecco. Questo è un altro costume che non metterò mai, che sicuramente darò a mia cognata, perché, allora, che cavolo è? Ok, questo è un costume per Gloria, molto bello, sul sito era molto bello, però vedermelo indosso non entra neanche, ragazzi, cioè mi arriva alle braccia e non va più giù, e mi ha colpito un sacco la mutanda, perché, ciaone, ma che figa, cioè è bellissima, perché non mi entra? Hello darkness, my old friend. Anche questo ci sono rimasta malissimo perché mi piaceva tantissimo, purtroppo il seno è troppo piccolo per me e questo si aggancia appunto normalmente, però ha questa doppia allacciatura che fa sempre la solita X. E questa è la mutanda che siamo sempre lì con le solite X, che però non mi entra neanche dalla coscia. Poi c'è questo che l'ho provato, ve l'ho instagrammato in una story, mi stava abbastanza bene ma stringeva un po', è bellissimo veramente. Questo è, mamma mia, questo è tipo urla sexy da tutti i pori, non lo so, mi piace un sacco. E la mutanda è fatta in questo modo. L'unica pecca è che tipo la parte inferiore, quando l'andate a mettere, rimane questa cosa qui che mi fa effetto pacco. Non vi dico il casino che ho creato qua fuori, eh. Poi c'è quest'altro, rimasta non delusa di più. Questo è un costume intero che sembrava molto figo. Poi quando l'ho indossato, questa parte qui è completamente molle e non vi stringe, cioè non vi sta stretto addosso, vi sta completamente largo e sempre lì siamo. Se avete le tette grosse non potete mettervi questi costumi, a meno che non siano fatti bene, non dai cinesi. Poi c'è quest'altra cosa trash, forse toglierò le perle perché sono la cosa più trash del mondo, però mi piaceva così tanto, era molto sirena, cioè molto da Gloria, capito? E questa è la parte inferiore che fa veramente ribrezzo perché è mutandone della nonna lavato 80 volte. L'unica cosa che anche qui è troppo piccolo, veramente troppo piccolo, cioè guardate come lo sto tenendo in mano, sembra una mutandina. E questi li passerò tutti a mia cognata perché lei se li può permettere. Poi c'è la mutanda tipo per i Zoro, veramente molto piccola. Poi ho ordinato questo telo che dovrebbe essere un telo mare. Volevo mettere o dietro per fare uno sfondo un po' così o per terra, proprio così, per terra. Per quando mi rilasso, per quando inizierò a fare di nuovo le mie cose di rilassamento. E io ho preso un altro extra large di un altro disegno. Quanto è enorme. Qua ci sono tutti gli elefanti. Guardate quanto è bello! Cioè, qua assolutamente non ho ancora provato a usarlo sul divano. È fichissimo, poi è anche fresco, quindi magari come telo, come copri di mano deve essere molto bello. Questo vi farà ridere tantissimo. Cioè, adesso tu spiegami, Rose Gal, che cos'è questa cosa? Perché tu fai pagare alla gente una cosa che la gente non si può mettere? Cioè, neanche una che ha una retromarcia se lo può mettere. Perché l'elastico è completamente largo e quindi ve le fa uscire da sotto, a destra, a sinistra, sopra. È orribile, orribile. Sul sito era una cosa strafiga, invece poi ovviamente, come sempre, la mutanda non ne parliamo, forse è anche accettabile, ma no. Lui invece è fatto così, mi sta molto bene, questo calza perfettamente, l'unica pecca è che sono troppo bianca per questo colore, io l'ho preso di questo colore pensando che mi stesse bene, in realtà no, devi essere tipo una super top model abbronzata. E questa è la parte superiore, c'è lui, io non so se utilizzarlo come costume e secondo me è più per il culo sicuramente, perché è molto figo, è in velluto verde, non so se si nota, ed è una specie di cosa a vita alta sempre, con questi merletti di pizzo, cose strane, e la parte superiore, questo mi sta veramente bene,
Cioè mi piace un sacco come mi sta andare in costume con una roba in velluto verde scuro con il pizzo, dicono ma questa, cioè dicono questa è uscita dal letto, si è fatta una dormita ed è venuta a farsi un bagnetto. E poi ho preso dei copricuscini per il divano, molto molto belli, questo qua bellissimo, ovviamente mi è arrivata solo la fodera che poi avevo i miei cuscini e poi ci sono tutti questi disegni un po' geometrici, mi piaceva un sacco anche il colore molto panna che lega tantissimo con il resto della casa, non vi dico niente! Poi c'è lui che non c'entra niente con la casa, però mi piaceva il chevron, mi piace un sacco questo coso che si chiama chevron. E poi questo, io ne avevo ordinati due, me ne è arrivato uno e volevo fare la coppia, questo è tipo il filodendro ed è una pianta che sto cercando, infatti volevo acquistarla su un sito che ho trovato, mi piace tantissimo il filodendro. Da domani su YouTube tutte col filodendro! Penultima cosa, questa che è grafea, la borsa, che vi avevo fatto vedere lo zainetto lilla, i miei preferiti. Questa è la borsa, mi è arrivata la borsa con l'apertura a coso, a clip magnetica. Io pensavo si slacciassero tutti sti cosi, invece no, basta fare stack e si staccano. È molto 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 capiente, queste invece si devono slacciare, però li uso veramente poco. È molto bella la borsa, è un vinaccia scuro e è top. Ultimo acquisto che ho fatto loro, ossia le Birkenstock Arizona, infatti sono quelle fatte così senza laccio dietro, le scarpe dei tedeschi, insomma. Le ho provate anche con i calzini, non sono male ragazzi. E sono super comode, le ho prese perché ho avuto un problema al piede, mi servivano delle scarpe che tenessero il piede aperto senza che ci fosse plastica o cose, e quindi ho dovuto prendere, cioè ho voluto per me prendere queste perché mi piacevano già da un sacco. L'haul è finito, io ce l'ho fatta. Ripeto, fatemi sapere se volete l'on tour con un bel mi piace, scrivetemi qui sotto con un commento, con il cuore, se mi seguite su 21 Buttons, se appunto ancora non l'avete fatto, se l'avete fatto fatemi un bel cuore così so che mi seguite. E i primi 10 che mi mandano un cuore con il loro nick li seguirò su 21 Buttons, quindi ricambierò il follow su 21 Buttons. Facciamo così, dai. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando veramente un enorme bacione, pregate che vada tutto bene, aspettatemi anche se vi butto fuori un video alla volta, però perdonatemi, ho internet veramente schifoso, sto cercando di risolvere tutto, poi ho avuto problemi alla casa, ho avuto insomma un sacco di cose da fare, mi sto godendo l'estate. Quindi spero mi aspettiate, io vi amo tantissimo, cerco di farvelo sapere ogni giorno su Instagram e niente, vi mando veramente un grosso grosso bacio, vi ringrazio per tutto. Ciao!